Buongiorno amici, la diretta di oggi è per fare una piccola riflessione sulla notizia purtroppo del giorno che pare ci siano realmente venti di guerra sul Mediterraneo, a poche migliaia di chilometri da casa nostra, se andiamo a vedere, perché comunque non è così poi distante dal nostro meridione, su una situazione che per chi ha seguito in questi anni in maniera distaccata, quello che è accaduto appare veramente folle, stucchevole e veramente fuori dal mondo e ci fa esprimere prima di tutto la più grande solidarietà al presidente Assad, al popolo siriano, che poi è quello che ci rimette. E il presidente Assad, che è uno di quei presidenti che notoriamente, scusate il termine, in questi anni si è sempre fatto gli affaracci suoi, giustamente, gli affaracci suoi del suo popolo. Ricordiamo che la Siria è una delle poche nazioni sotto il regime di Assad oggi, ma di suo padre prima e comunque del movimento ideologico che rappresentano, che è un movimento musulmano laico, la Siria è una delle poche nazioni dove convivono pacificamente da secoli tutte le religioni, è una delle nazioni che non rompe le balle a nessuno, è una delle nazioni pochissime che ha una sua banca nazionale personale, quindi che non è legata alle banche delle massonerie mondiali, come la nostra Banca d'Italia, tanto per dirne una. È una nazione che è molto indipendente nel commercio e nei crocevia del petrolio e quindi dà fastidio a chi vuole comandare e gestire tutto il mondo, come quando da ragazzini si giocava, o i ragazzi di oggi, quei pochi che lo fanno ancora, si giocava a Risiko. Quindi ora cambiano i regimi negli Stati Uniti, cambiano i presidenti, scusate, ma il regime che alla fine impone chiunque sia presidente di compiere determinate azioni è sempre lo stesso. Sappiamo che Trump non ha voglia di far guerra a Putin, ma glielo stanno imponendo di fare, se no lo fanno saltare come un birillo, nonostante abbia vinto e nonostante a livello politico interno stia mantenendo tutte le promesse che aveva mantenuto. In politica estera Trump non può fare quello che crede, perché la CIA, perché l'FBI, perché i poteri forti, perché la massoneria mondiale è più forte di un presidente degli Stati Uniti. E quindi ci troviamo che, allora, facciamo un po' di mente locale, amici cari. L'abbiamo condiviso dalle nostre pagine direttamente dalla fonte che era Pandora TV. Vi abbiamo fatto vedere 2 settimane fa quel video che ha avuto milioni di visualizzazioni, fate mente locali, dove si vedeva che il penultimo attacco chimico che ci hanno menato il torrone tutte le TV mondiali era un fake, era falso. I bambini che vedevamo morti e feriti poi si vedevano un minuto dopo rinascere e si vedevano i genitori e gli attori e le troupe di questa regia infame che gli levavano le finte macchie di sangue e addirittura erano truccati con delle finte ferite, come quando vediamo i film di Hollywood. Quindi ora hanno fatto un nuovo presunto attacco, ma non abbiamo le prove che sia vero, perché se Assad, che è a casa sua, e Putin, che è il suo protettore, e meno male che c'è Putin, dicono che è una bufala, cortesemente dovremmo iniziare anche un po' a credere anche a loro, perché noi ci siamo stancati di credere alle palle occidentali, ci siamo stancati di credere alle pistole fumanti, che poi quando tutto il danno è fatto, scopriamo che erano palle. Ci siamo stufati di credere alle palle sulla guerra in Libia quando abbiamo scoperto che poi è tutto nato per una cazzo di tangente e noi ci siamo rovinati 10 anni e ci abbiamo rovinato la nostra Italia per il prossimo secolo, riempendola di immigrati clandestini che non sappiamo chi siano, da dove arrivino, perché hanno fatto una cazzo di guerra in Libia. Quindi adesso c'è aria di guerra, benissimo, ma chi ci dimostra che è giusto farla? E perché continuano a rompere le palle al popolo siriano? A noi viene solo esclusivamente da pensare di dare la massima solidarietà al popolo cristiano e di dire grazie, e lo diciamo chiaramente al presidente Putin, l'unico vero presidente di questo nostro decennio, di questo nostro inizio secolo, l'unico uomo con le palle, che ricordiamo non ha ancora iniziato nessuna guerra, ma tutti lo dipingono come un boia. Non ha rotto le palle a nessuno, ma tutti vogliono fargli le sanzioni. Ma
Secondo voi c'è qualcosa di strano? Cerchiamo di ragionare con la nostra testa. C'è qualcosa di strano in tutto questo o no? Perché a noi sembra di vivere veramente in un melodramma e dove poi i polli siamo noi normali cittadini che continuiamo a farci raccontare palle da questa gente. Siamo su un social network che ha bloccato tutte le pagine perché l'avevano creato pensando di influenzare la nostra testa, ma invece i blog, fortunatamente, hanno fatto ragionare diversamente la gente. Allora ha bloccato tutto. Cioè, continuiamo a vivere in un grande fratello, in un vero grande fratello, ma non ci siamo stancati. Ora siamo senza governo, ma anche se avessimo un governo, forse solo un Salvini con una maggioranza potrebbe, ma forse. Forse, perché Di Maio ci ha già detto nell'ultima settimana che lui è già a 90 gradi con l'Unione Europea. Parole sue, cari amici 5 Stelle, parole sue, non venite a menare il torrone nei commenti. Parole sue. Noi ora diciamo solo grazie al presidente Putin, grazie alla Cina che hanno piantato due portaerei davanti alla Siria e gli hanno detto agli amici Yankees e adesso venite a fare i bravi da noi, venite, perché non è detto che la tanto decantata potenza militare americana sia dominante nei confronti della potenza militare russa e cinese. Comunque, nazioni che si stanno facendo gli affari loro da almeno 20 o 30 anni. Da quando c'è Putin, il signor Putin ha fatto una guerra in cui è stato attaccato in Ucraina, dove ha difeso le regioni a lingua, tradizione e storia russe e se le è portate a casa perché c'è stato un referendum in Crimea, un referendum, quelle cose che la massoneria mondiale, l'Unione Europea e tutta questa compagnia di delinquenti odiano perché ogni volta che fanno il referendum li perdono. L'hanno perso in Italia, hanno perso le elezioni, hanno perso in Ungheria, ha vinto la Brexit e si lamentano, dicono che è colpa di chi? È colpa vostra. Perché quando la gente può ragionare va contro queste persone. Ma continuiamo, adesso è il momento di alzare la testa perché la politica non farà nulla, ora saranno tutti muti. Fateci caso, guardate, ascoltate le dichiarazioni. Levate il governo Gentiloni che è fatto da burattini e da pagliacci, perché pensate solo che in questo momento, mentre stiamo parlando, è ancora in carica come ministro degli esteri Angelino Alfano. Cioè, ragazzi cari, Angelino Alfano è uno che se prendiamo l'ultimo dei, non lo so, di noi che sta ascoltando, sarebbe un molto, 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 molto più efficiente e efficace come ministro degli esteri. L'ultimo di noi, non lo so chi potrà essere, ma lo prendiamo a caso, lo sorteggiamo, sarebbe molto meglio di lui. Quindi figuratevi gentaglia, feccia come Gentiloni, Minniti, ma questi che voce potrebbero alzare per dire a questi qua nel Consiglio della NATO, nell'Unione Europea, ma siamo capaci di farci i cazzi nostri? Ma siamo capaci di non rompere le balle ai nostri vicini, perché comunque, ragazzi cari, stiamo parlando di Mediterraneo e a pochi passi da noi. Cioè, se scappasse una scoreggina nucleare, ma ci arriva fino in Puglia, in Sicilia, in Calabria e chissà dove. E noi dovremmo consentire questo? In cambio di cosa? In cambio di quali prove, visto che sono 40 anni che fanno guerre senza prove, le pistole fumanti, ogni qualvolta che poi si riesce a scoprire qualcosa, si scopre che erano palle. Ma chi si fida di questa gente? Voi vi fidate di questa gente, cari amici? Noi abbiamo smesso da tempo di ascoltare le palle che ci raccontano. E vi ricordiamo, adesso lo ripubblicheremo, lo ripubblichiamo al termine di questa diretta immediatamente. È un video che ha trasmesso l'originale, diciamo così, con traduzione, tutto, con sottotitoli, Pandora TV, la pagina di Giulietto Chiesa. Sì, il comunista Giulietto Chiesa, ragazzi cari, noi che non siamo comunisti, moltissime volte sulla politica estera dobbiamo dire che concordiamo sulle sue parole in pieno al 100%. Soprattutto quando si tratta di Siria, di Russia, di guerra all'ISIS e di tutte le palle che ci hanno raccontato in questi ultimi 15-20 anni. E ci mettiamo dentro pure le Torri Gemelle, perché devono ancora raccontarci realmente la verità. E se ricordate, in campagna elettorale lo disse anche Trump, che però purtroppo Realpolitik deve stare muto. Gli hanno tirato fuori la storia di una zoccola, perché purtroppo qualcuno di noi può sempre avere i suoi sedicenti scheletri nell'armadio, anche se non hai mai fatto politica, e questo ora, fateci caso, sta muto.
È da un mese che è uscita fuori la storia di quella mignotta che ci sarà anche andata con Trump, che seppure presa dei soldi per stare zitta, ma gli hanno detto no, devi parlare lo stesso perché ci servi, se no muori. O se no muoiono gli altri, perché questa gente di merda qui sono i mafiosi a confronto, sono dei santarellini. Perché le spy story le conosciamo, ti prendono, ti fanno fare quello che vuoi, se no muori, ma non muori tu, muoiono tutti i tuoi parenti fino alla 27ª generazione. E noi dovremmo continuare a assorbirci l'informazione di questa gente. Avete notato che i telegiornali sembrano, come quando c'è la guerra, le veline di regime, e questo ha detto questo e quindi è la verità. No, sta minchia la verità. Ma quando mai mandate un reporter veramente sul campo? Ormai sono spariti queste figure all'Oriana Fallaci che ti raccontano realmente cosa succede. Quindi, ragazzi cari, abbiamo fatto questa diretta perché ci girano veramente le scatole. Vorremmo che voi condivideste quello che diciamo, ma soprattutto vorremmo che voi imparaste a ragionare con la vostra testa e vorremmo che ci rispondeste: credete ancora alle balle che ci raccontano? Adesso, appena terminata questa diretta, dalle nostre pagine vi ricondividiamo il video che avevamo fatto girare non più tardi di 20 giorni fa e voglio proprio vedere se ve lo ricordate, e vi facciamo questa domanda: voi credete che 3 giorni fa sia accaduto realmente quello che ci hanno fatto vedere o che fosse una finzione come quello che è accaduto un anno prima? Perché a noi puzza veramente tanto che un presidente che comunque è amato, perché sfido voi a cercare dei siriani in Italia che non abbiano avuto problemi con la giustizia, ma non politica, criminale, che non vi dicano che Assad è un buon presidente. L'hanno votato, ragazzi cari. Le votazioni sono una cosa seria, Quindi, amici cari, mi raccomando, ragioniamo con la vostra testa, noi cerchiamo di darvi tutta l'informazione possibile. Se non trovate i nostri articoli sulle vostre bacheche, venite a cercare cercando direttamente il nome delle nostre pagine ed entrate, perché ora da parecchi mesi c'è una grossissima, vergognosa censura di Facebook, ma non a noi, a tutte le pagine. Mi raccomando, ragazzi, sempre informati e imparate a ragionare con la vostra testa. Ricordatevi che tutte le ultime guerre che ci hanno fatto pagare, perché le abbiamo pagate noi, perché poi partecipava anche l'Italia con le nostre cazzo di tasse, sono state tutte delle prese per il culo. E scusate il termine, ma è l'unico modo possibile per definirle: prese per il culo. Basta, ci siamo rotti le palle. Se ve le siete rotte anche voi, iniziate a ragionare con la vostra testa. Buona giornata!